Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con la fuga di Marty e abbiamo comprato con le monete di questo e dello scorso livello il magnete per le monete. Adesso non mi ricordo come funziona e se funziona a raggio. Lo scopriamo adesso. Inseguimento a New York. Belli sti giochi della PS2. Questa deve essere la strada giusta. Aspetta, ho appena riconosciuto il doppiatore di Alex. È lo stesso doppiatore che fa AJ in nella gang del bosco. Che fa il procione, insomma, per chi non lo sapesse. Puzza di zebra. Ah, bene, abbiamo pensato una merda di zebra. Avanti ragazzi, Marty non può essere lontano. Dobbiamo raggiungere la stazione centrale prima che salga sul treno. Torniamo indietro. Se cercassero di accarezzarmi. Calma ragazzi, siete insieme al re di New York. Qui mi amano. Andrà tutto bene. Sono sicuro. Ragazzi, dividiamoci. Così potremo esplorare una zona più ampia. Dio mio, Park Avenue. Ok, con questo ruggisco, me lo devo ricordare. Dobbiamo assolutamente raggiungere la stazione centrale prima che Marty parta. Via, 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 via. Fatemi investire, mi raccomando. Ah, ok, mi fanno passare, ottimo. Grazie. Allora, questa deve essere la strada giusta. Ecco qua, grazie. Vai via. Vai via, cagnolino. Non vedo. Ecco fatto. Cerchiamo di... Ecco, no, 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 va a raggio, perfetto. Benissimo, anzi. Aia! E io volevo prendere la cura. Non sapevo che i leoni fossero così carini. E io non sapevo che la gente fosse così stronza, che mi riparta addosso. Aia, me la sto vedendo brutta! Io volevo prendere la cura, e invece è scappata. Ottimo, due cerchi. Ecco fatto, prendiamoci una cura qua. Deve essere arrivato qualche divo. Dove sono? Ah, beh, certo. Le cure non sono magnetiche. Odio quando la gente si comporta così. Ok, qua non posso passare. Ehi, città che non dorme mai, svegliati. Il leone è arrivato. Ecco fatto. Avere il magnete è utilissimo. Forse quando Marty avrà raggiunto il Bronx si sentirà già libero. Avere il magnete... Stupido cane, vai via. Devo ricompormi in fretta, altrimenti sono finito. Viene anche a mordermi lo stronzo, eh. Che bel cappotto, signore. Che bel cappotto, addirittura. Aspetta. Avevo visto una cura e volevo prenderla. Maledizione, qua si passa. Tanto con queste scarpe non posso più. Ma guardali, sti cani del culo. Stupidi cani. Sono un leone grosso e grande e mi faccio mordere i piedi da un cane. Complimenti, Alex. Una cura? No, eh? Ma tutti sti cerchi avranno un senso? Cioè, nel senso... Deve essere arrivato qualche divo. Dove sono tutti? Ecco qua. Cerchiamo di non farci prendere ancora. Vai via! Vai via che io sono cattivo, eh? Questo? Marty non può essere... Che cos'è? Un minigioco? Videogiochi? Stranamente Marty non è qui. Ah, ok, pensavo che me lo facesse saltare. Difendi lo Zeppelin, fuoco con cerchio. Ah, quello è il mio Zeppelin, ok. Dio mio. Sarà un po' tosta fare questa, eh. Ehi, lo Zeppelin è sotto attacco. Ringrazia anche il cazzo, cioè nel senso... È più difficile questo che il gioco normale. Qual è il record di sto gioco? Non l'ho visto. Posso farti esplodere? Credo di sì. Quella è una cura? Cos'è questo? Un palloncino? Ah, è una vita in più per me. Ok. Wow. Nemici?
Lo Zeppelin è sotto attacco. Ti ringrazio della novità. Sei appena andato a schiantare. Bravo. Beh, io provo ad arrivare a 5000 come al solito. Tecnicamente è sempre quello il limite di questo gioco. 5000, 6000, sempre lì, Dai. Riprovaci. Un altro andato, ottimo. Un altro in arrivo. Io sto per perdere le vite invece. Perché adesso non stanno più attaccando solo lo Zeppelin, ma stanno attaccando anche me. Ecco fatto. No, volevo prendere quella vita. Ok, tecnicamente dovrei essere a posto ora. Vediamo. Record era 10000, no! E non l'avevo visto prima. Finalmente, 12000 punti. Nuovo record. Quei videogiochi mi fanno pensare a Marty. E a quanto sono arrabbiato con lui. Giustamente. Allora, vediamo se qua... monete, grazie, una cura, perché questa è utile. Qua c'era Marty qualcosa? Marty non può essere lontano, se ci sprechiamo riusciremo a raggiungerlo. Perché ho il brutto presentimento che se passo qua muoio? No, strano. Però, allora, l'altra cura che c'è qui me la prendo volentieri. Deve essere Ho paura che in questo tipo. Livello li tutti? Perderemo alcuni... alcune monete. Ehi, polizia! Lo dicono anche nei film. Queste monete mi sa che alcune le perdiamo. Ah, finalmente, il meglio di New York. Perché ci avete messo tanto? Avete visto qualche zebra? Ragazzi, sembra ostile. Regolate i folgoratori al massimo. Oh no! Mi vogliono folgorare. Help! Allora, come faccio? Serve aiuto! Ciao! E uno l'abbiamo intrappolato. Me ne servono 6. Non sono stato addestrato per questo! Deve essere mangiato da dei dinosauri robot. Merda. Catturiamo quella bestia! Ok, un altro è stato mangiato. Aspetta. Ragazzi, prima i folgoratori, poi le domande. Fermi! Voglio prenderne almeno uno col carretto. Aia, che dolor! Aspetta. Vabbè, dai. Ho capito. Un altro di qua. Ne vorrei buttare uno dentro il tombino, allora. Mayday! Mayday! Ha fatto lui. Mi spiace. Fermo. Ecco qua. Un altro nel tombino. Presto! Servono rinforzi! Mandate qualcuno di capace la prossima volta. Qua non si passa. Qua invece abbiamo un altro cerchio. Di qua si sale? Sembra proprio di sì. Chissà cosa succede se vado di là. Mi sa niente, ti fanno bloccare. Ehi, ti bloccano la strada probabilmente. Certo che la grande mela è piena di vermi. Ottima battuta. Aia, dolore. Dai, l'avevo evitata di poco, però mi ha preso in realtà. Comunque il magnete per le monete... Era un paralume. È molto utile. È davvero molto utile il magnete per le monete. Probabilmente da bambino una parte del genere... Oggi quando la gente si comporta... L'avrei fatta malissimo, sicuro, guarda. Ecco perché mia madre voleva che diventassi dottore. Per evitare di trovarti leoni in mezzo alla strada? Mi sembra un'idea molto giusta. Di qua. Ehi, fuori dai limiti. Oh là, addirittura. Mai. Svegliati. A me me l'hai detto, svegliati. Ah no, ha detto città che non dorme mai, svegliati. Ok. Pensavo me l'avesse detto a me perché forse ero andato di là. Taxi. Non sarebbe una cattiva idea, Hai avuto fortuna? Nemmeno io. Il mio intuito femminile mi dice che la stazione centrale è da questa parte. Ci vediamo più avanti. Vai, Gloria, tocca come a te. Come vuoi, Gloria, ma sbrighiamoci. Stazione centrale, arriviamo. In partenza. Allora, fammi solo vedere una roba. Fermi. Aia, che dolore incredibile. Ma dai. In futuro dovrò stare più attenta se ci tengo alla pellaccia. Lo so. Ciuf, ciuf, motherfucker. Devo fare fuori un po' di macchine, mi sa. Anche i furgoni vanno bene, dai. Perfetto. Devo prendere le figurine. Ti ho preso. Dei calciatori panini.
Vai, forza, Gloria! L'ultima figurina! Devo scoprire come sbarazzarmi di questi tizi! Appena prendiamo quella figurina lo scopri, tranquilla. Complimenti, la nuova abilità è lo schiacciata di chiappe. Posso rimbalzare sulle chiappe. Premi il tasto di salto, poi premilo ancora quando sono in aria per provocare un bel terremoto. Ma stai buono, scemo. Non sembra difficile, è solo un piccolo ingorgo. Non sembra difficile, ma in realtà il mio obiettivo è un altro, prendere le monete, quindi... Aia! Che dolore, è volata via. Allora, aspetta. Facciamo passare l'autobus. Niente, morto. Male anche, tra l'altro. Attenta, attenta, attenta. Madonna, i tassisti impazziti velocissimi. Che culo. 43 monete. Ma stai buono, scemo. Perché ho la terribile paura che... Ah, basta fare così? Aspetta, allora. Che ne faccio con un po' di macchie, che magari qualcosa lo troviamo. Se distruggo abbastanza macchine, forse succede qualcosa. Ad esempio, che mi danno un altro bonus di monete. Può essere. Può essere che ogni tot macchie distrutte mi diano almeno i soldi. Chiedo rinforzi e ciambelle. Rinforzi e ciambelle, giustamente. Io invece chiedo smuccia smacchina. Ehi, polizia! Lo dicono anche nei film. Ciuf ciuf. Meno male che abbiamo il magnete, che così le monete che non vedo le vede lui. E ora dove dobbiamo andare? E se io vado di qua? Niente, mi fanno andare loro di qua. Quante macchine dovrò distruggere? Secondo me 30. Te la butto così. Mangia la mia polpa. Lo sapevo, dannazione. Ci risiamo. Oh, un altro ingorgo. Che novità. Okay. Madonna, ma il magnete è potentissimo. Forse solo in questa zona, per carità. Guardalo. Guardalo che distanza prende le monete. È stato il power up sicuramente migliore che potessi prendere in quel momento. Dannazione. Io capisco che la città è un posto molto molto incasinato, per carità. Sono il primo che lo dice. Vediamo, patente e libretto, per favore. Ma stai buono. Ecco qua. Gloria, Alex, forse ho visto le targhette di Marty. Deve essersene sbarazzato. Davvero? Dove? Ci sono proprio laggiù. Grande, fai strada. Perché laggiù con i piccioni, scusa? Sei sicuro? Va bene. Se non riesco a restare sopra la strada, per me sono guai. Laggiù è molto pericoloso. Ok. Sì, muoviti però. Che è successo? Ah, sta ancora caricando, ok. Non so di cosa siano rivestite le strade, ma puzzano. È colpa dei piccioni. Devo raccogliere 3 carte abilità, okay, per attivare la mia mossa elicottero. La mossa elicottero. Ok. Tutto quello che vuoi, campione. Aspettiamo che passa un altro autobus. Ci sono 8 milioni. Ecco fatto. Ecco qua. Elicottero ottenuto. Forse Marty è l'unico che non ha un'abilità di doppio salto. Finora tutti hanno avuto un'abilità usando col doppio X. Posso librarmi sopra al vapore per salire? No. Ai, davvero. Questo non doveva succedere. Ok, come vuoi usando tu la mossa puoi librarti sul vapore per salire. Però adesso non ci serve salire. Quindi va bene così. Via piccioni, che avete cagato nel mio spazio l'altro giorno. Io vi ammazzerò. No, poverini piccioni, sono belli. I piccioni sono belli e ci devono stare.
grazie. Milioni di persone. Ma che poi non serve neanche. Automobili! Devo schiacciare. Devo tenerlo premuto, forse? Sì, forse devo tenerlo premuto, eh. Ma pensa che nausea che gli viene a fare continuamente sta mossa, però. Beh, guarda, sento odore di società multirazziale. C'ha un raggio incredibile sto magnete. Io spero veramente che non sia solo a tempo. Prendiamolo. Che faccia. Perché dovresti catturare una giraffa? Sentiamo. Oh mio Dio, quindi che non sta succedendo? Che hai appena ucciso un uomo? No. Vai tranquillo. Non hai appena ucciso un uomo, vai tranquillo. Allora, con calma. Prendiamoci tutte le cure. Non mi piace. Lo so che ti fa schifo. Però se ci sono monete e cure, dobbiamo muoverci, no? Forse mi sa che siamo a 88. Quella piccola paura di averli persi. Oh mio Dio, dimmi che non sta succedendo. Dai, girati. Dimmi che non sta succedendo. Quella piccola paura di aver perso quelle 12 monete c'è. Ma vaffanculo. Ma dimmelo prima. Ma scusa, come avrei dovuto capire che dovevo arrivare qua? Come? In che modo? Vabbè, tanto. Finché milioni ci sono di persone passano delle qui cure, sopra ogni a me giorno va bene. È orribile. Allora, vediamo, dobbiamo girare di qua. Secondo me, allora, l'obiettivo di Melman è far andare via i piccioni. Merda. Uff. È far volare via i piccioni, eh. Aspetta. Ecco, grazie. Se fai volare via abbastanza piccioni, secondo me con Melman le prendi delle monete, ma non ne son sì. No, infatti. Lo sapevo. Marco, cosa stai facendo? Cosa avevi in mente? E poi, dove credi di andare? Già, vuota il sacco, Zebra. Sul serio? Lo sai cosa ha fatto alla mia sinusite tutto questo correre per la città? Lo sai? Ehi, chi è quella gente? Tranquilli, sono solo poliziotti. Sono solo poliziotti che sono venuti a menarci. Aia. Ehi, dardi tranquilli. Voglio dire sì. Ah, ma certo, prima il leone. Non costringetemi a venire lì. Su di me così tanti perché sono grossa? Ehi, ragazzi, spero che gli acchi siano stati sterilizzati. Click! Melman, questo è l'ultimo dei nostri problemi. Ma dai, sul fianco. Potevo metterglielo sul culo. Oh no, ci hanno catturato. Sono venuto a prenderti. Dio mio. Vediamo cosa possiamo comprare con le monete che abbiamo trovato ora. Avevamo 20 monete che c'erano rimaste. No, 15 forse. E ne abbiamo trovato 88. Ammutinamento. Il prossimo livello. Allora, abbiamo all'incirca un centinaio di monete ora. Vediamo cosa posso comprare. Abbiamo 114 monete. Orme infiammate, salute extra. Potrebbe essere interessante. Due vite tiki. Potrei aumentare la salute. L'abbigliamento non ci interessa. I minigiochi per ora non ci servono. Io farei, ti dirò, la salute extra. Vuoi comprare l'oggetto salute? Certo. Oh sì. Ancora salute? Va bene, dai. Che splendida giornata. Con 44 monete potremmo aspettare il prossimo mondo. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione potete trovare sempre il link per vedermi in live sul sito Viola. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.